Paolo scrive, definendo i cristiani, noi non siamo i padroni della vostra fede, bensì siamo i collaboratori della vostra gioia. Io ho sempre cercato di attenermi a queste cose. I giovani hanno negli occhi la possibilità di vedere un mondo diverso perché saranno capaci di fare delle leggi diverse, migliori. Bisogna forse anche riaffezionarsi a questa idea. Capite bene che se le mafie, io come si può fare, le definisco la cultura che porta un gruppo di persone ristrette a cercare di costituire un privilegio permanente a scapito del bene comune, che è l'uso della violenza, allora si capisce che le mafie sono l'esatto contrario di quello che noi pensiamo poter essere i presupposti della condizione per costruire la pace. Le mafie sono dappertutto, nel senso che dappertutto si possono, ahimè, ritrovare delle logiche di ordine mafioso, quanto poi alle mafie italiane, militarmente e strutturalmente sono presenti in alcune regioni appunto d'Italia, però i loro affari purtroppo sono presenti in tutta quanta la realtà italiana, soprattutto laddove ci sono dei soldi, potete star sicuri che arriva la possibilità e purtroppo la realtà della speculazione di ordine mafioso. Ecco, bisognerebbe trovare sempre il sistema di essere giusti, cioè come dice l'etimo della Bibbia, fedeli alla propria comunità, tenendo presente che la comunità ultima a cui fa riferimento è quella umana. Quindi le comunità parziali non devono mettere in discussione la fedeltà al nostro essere umani. Bisogna che le persone, in particolare, ribadisco, quelle più giovani, tornino ad appassionarsi a se stessi. E l'unico modo per appassionarsi a se stessi è appassionarsi agli altri e alle questioni di fondo della vita degli altri. Chi è autenticamente credente sa benissimo che il rapporto con il divino è automaticamente il rapporto con l'umano e viceversa. Per cui c'è chi apparentemente non crede, però vivendo la fedeltà all'umano, vive anche la fedeltà di Dio. Gesù Cristo entra in una storia e quella storia vive fino in fondo, fino apparentemente a soccombere alle realtà negative di quella storia. Ma resuscitando ci fa vedere come è proprio dalla propria storia che si ricomincia anche a costruire qualcosa di diverso. La spiritualità è quel continuo rinnovamento del proprio modo di pensare. Da questo punto di vista la Chiesa ci fa fare molta fatica a volte perché rimane legata ancora allo schema di base noi loro oppure voi noi, definisce ancora dei confini, definisce ancora dei modi di presidiare questi confini, ragiona ancora in termini di espulsione, ragiona ancora in termini del definire chi è dentro e chi è fuori. Questo tutto sommato mi sembra davvero il linguaggio più vecchio, eh? Diciamo piuttosto, noi siamo continuamente chiamati a spostarsi sui confini della nostra esperienza. A me la cosa che in questo momento dà più fastidio alla Chiesa Cattolica è questa continua demonizzazione del mondo, no? La paura, cioè l'idea che tutti ce l'abbiano con noi, che tutti ci attacchino. Io credo che spesso e volentieri il mondo provoca la Chiesa perché vorrebbe la Chiesa fosse diversa, nel senso anche capace, se volete, a sua volta di provocare secondo dimensioni diverse. Non contano più nemmeno tanto i linguaggi, ma conta la volontà di costruire insieme qualcosa di diverso e soprattutto conta anche questa corrente di relazione umana che si può intrattenere. Gli ultimi stanno diventando tantissimi e quindi prima o poi arriveranno veramente a lambire l'ambito di privilegi dei primi e probabilmente credo che saranno in condizione anche di farli cadere i primi. Quindi sarebbe bene che chi è primo in questo mondo si ponga davvero la questione della sopravvivenza del mondo in quanto tale. Siamo un esercito di sognatori, per questo non possono sconfiggerci. E beh, è facile, no? Cioè il sogno è un ambito irrazionale, intangibile, per cui è facile non essere sconfitti in quello. In realtà chi non ha un sogno, secondo me, è già stato sconfitto da se stesso, perché vuol dire che comunque affermerà la parte peggiore di sé. Quindi chi sogna ha la speranza veramente di tirar fuori da questo mondo qualcosa di significativo. Ecco, io penso che veramente i sognatori non si possono sconfiggere. C'è anche quella frase di Mandela che era cara all'Arrigoni, a Vittorio Arrigoni: il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Tanto più la realtà diventa complessa, tanto più si fa fatica a capire quali potrebbero essere le risoluzioni del tempo presente.
però nel contempo l'aumento della complessità vuol dire aumento di correlazioni e quindi potenzialità di soluzioni. Non abbiate paura della complessità di questo mondo, cercate di affrontarla, cercate di ricondurla anche ai fattori umani, cioè nel senso non diventi mai una complessità che distrugge le persone. Quando si chiede un cambiamento, inevitabilmente questo delinea la possibilità di un conflitto. La non violenza è tutt'altro che passività, è la ricerca appunto di riportare i conflitti su una dimensione in cui non soltanto non si sparga sangue, ma non si leda neanche l'integrità morale di nessuno, insomma, no? Cioè non si crei sofferenza a nessun livello. No? Questa può sembrare un'utopia, ma storicamente alcuni di questi passaggi sono avvenuti. Noi siamo abituati a studiare la storia violenta del mondo, non la storia pacifica del mondo, ma c'è una storia pacifica anche del mondo. C'è una storia di conflitti evitati, di convivenze realizzate, di tempi anche molto fecondi di pace, di esperienze in cui le culture si sono fecondate e non si sono distrutte reciprocamente, in cui la resistenza a una cultura non ha prodotto automaticamente la cultura dell'odio. Insomma, sono tutte cose che noi dobbiamo forse formarci a conoscere, no? e vivere poi di conseguenza. E i numeri del mondo sono impietosi, insomma, no? Per ogni dollaro impiegato in qualunque forma di ricerca civile ne corrispondono 44 per la ricerca militare. Ho l'impressione poi, da un punto di vista culturale, noi si fa anche lo stesso, cioè si investe molto sull'aggressività e si investe molto meno sulla capacità di dialogo e di relazione. Fatemi sognare appunto generazioni che a un certo punto si stancano della fatica del conflitto, del pregiudizio, della diffidenza nei confronti degli altri, le culture della paura, e scelgono invece le culture dell'intelligenza e della trasparenza, della felicità anche, no? Per cui decidono di impiegare risorse per dialogare e non certo per competere o per entrare in conflitto. Io forse non mi posso più definire un non violento in forma stretta, non lo sono certo nel senso in cui lo era Tolstoi. L'idea di fondo che scaturiva dalla Costituzione dell'ONU, per esempio, rimane una speranza. Non ne abbiamo fatto un granché di questo strumento, ma non vuol dire che l'idea di per sé sia sbagliata. Soltanto a livello globale si potrà arrivare a un disarmo complessivo che comprenda gli arsenali ma anche le culture. I sistemi sono fragili, possono durare 40 anni, però portano in sé il germe della loro sconfitta, insomma, no? E che ci sono delle tecnologie nuove che da noi hanno usi totalmente banali, che altrove però possono servire a altro, perché tessono relazioni e quindi fanno circolare le idee. Le dittature e i tiranni hanno sempre paura della libertà di pensiero, ma questa libertà di pensiero è qualcosa di comunque più grande. Io da questo punto di vista qui credo che la storia continua a mandare dei segnali molto inquietanti, ma a veder bene anche dei segnali di evoluzione che invece conducono a poter avere un pochino più di ottimismo. A parte questa cosa delle divise, che si sa che non mi convince molto, ma insomma le divise scout sono tutto sommato abbastanza soft, tratto militarista abbastanza ridotto. Devo dire che è rimasto uno dei pochi progetti educativi per i giovani non necessariamente confessionali, che ha questa grossa capacità di raggiungere ragazzi di qualunque tipo in qualunque contesto. Negli ultimi tempi noto la necessità forse di rimarcare anche certe autonomie rispetto alla struttura ecclesiale e soprattutto conservare anche questa fedeltà a alcune dimensioni valoriali di base, come la ricerca della pace, la giustizia, la passione per i poveri, la capacità di schierarsi di fianco a quelli che soffrono, una certa indipendenza da un punto di vista politico e quella che biblicamente si chiama parresia, che vuol dire la capacità di dire quello che si pensa in faccia a tutti, cercando la verità ma senza curarsi appunto di certe dinamiche di potere.